Buongiorno, buon Natale ragazze, benvenute in questo vlog del 25 dicembre, quella è la sfilella di mia mamma perché sono in bagno e adesso iniziamo il pranzo di Natale. Vi ho già fatto gli auguri su Instagram dicendo di non esagerare col cibo, scherzo, perché praticamente ho fatto colazione 10 minuti fa, adesso si ricomincia a mangiare e non ce la faccio più. Oggi un look piuttosto calduccino, piuttosto cozy, con questa tinta bella che adesso vediamo se resisterà. Questa qui nello specifico di Sephora. Oggi c'è la lasagna, c'è la lasagna. Ho messo in caricamento il videoblog di questi giorni, ma mi segna 2 ore e 51, cioè non lo so se riuscirò a caricarvelo per Natale. Comunque io vado a pranzo e ci aggiorniamo, tedesca, ci aggiorniamo più tardi. State... No, no, non sbaglio, devo Qui sbagliare. stiamo giocando al No, no, aspetta, labirinto, aspetta. uno dei regali che ha portato Babbo Natale a Megan, ma c'è Gabriele che per fare una mossa ci mette 20 minuti, basta, passa il turno. Gabri, se non sai giocare, dillo. Sì. No, ho sbagliato Basta, dai, ora tocca a Megan. Ecco, Mamma, però a me me lo dai un po' di tempo perché io devo cercare. amore, a te tutto il tempo che vuoi, proprio solo 10 Vai. secondi. Cosa c'hai? Fammi Come vedere. rimango? Aspetta che mamma non ci vede senza occhiali. La mappa! Dobbiamo trovare questo. Vi spiego come si gioca. Dov'è la mappa? Trovala un po', Megan. Ho capito, dov'è sul tabellone? No, rimango vai, Gabri, che stai facendo? Che continua a toccare? Allora, la mappa sul tabellone è qui. Megan è in rosso, è qui. Praticamente deve spostare le caselline con l'aiuto del... Dammi quella tesserina. Con l'aiuto di questa tesserina può spostare il labirinto per arrivare qui. Vediamo se ci riusciamo. Io dovrei prendere questo, che è il ragnettino, no, la tarantola, cos'è? un regno E dovrei, ce da tarantola. l'ho qui, ma non riesco a arrivarci. Grande Gabriele, Non so dove sia grande adesso. Gabriele, Grande grande cosa. Gabriele, arriva al dunque, va in Sì, ci ha vantaggio messo 1000 con due punti oggi. carte. Questa è la tua piccola. Dai, che te le devi scoprire. Allora, Piccola, ora teschio, tocca a te. questo non l'ha fatta ancora. Il Mamma teschio mi ha devi lasciato fare. qui da sola. Però L'ha perché mi ha lasciato lì da sola? Ora arriviamo, vado a prendere il teschio. fatto. No, il teschio l'ha già Aspetta. fatto. Il teschio l'ha già preso. E mo che se mi ha pigliato La, questa. allora? Ah, la mappa. Allora, la mappa. Perché La mappa, io amore l'avevo mio. La mappa preso. però non la devi Vediamo girare. un po' cosa possiamo No, fare. No, questo l'avevo preso. No, non l'hai preso questa qua. Sì? No? Forza. E dobbiamo arrivare qui, Megan. Allora. Allora, fatemi pensare. No, qui. Vabbè, io mi sto annoiando perché Gabriele per spostare una tesserina ci mette 10 anni, quindi nel frattempo vloggo. Sta anche suonando il telefono e a vedere chi è. Questo però non è il mio, è mio fratello. Pronto? Ui. È asciutto, aiuto a fare spese. Sì, chiama Issa. Ciao, ciao. Mio fratello, voce di sonno. Comunque, visto che mi scoccio, aspettare. Gabriele, fatta la mossa! Sto facendo più o meno. Dicevo, visto che mi scoccio, nel frattempo vloggo. Ieri Natale non vi ho vloggato praticamente perché siamo stati tantissimo in famiglia, poi siamo Togliti, stati dalla Megan, mamma nonna. mia. Mamma mia, peggio di Megan, Gabriele, cioè, guarda. Ma sei Uffa. ancora famoso? Sono 3 ore, non si gioca così. Sono Babbo, sei squalificato, tocca a me, dai. d'accordo, anch'io voto per la squalifica. Poi Sì, siamo sì. stati da mia nonna, c'erano tutti i miei zii che non vedo praticamente mai. Sì. Sì. Abbiamo giocato a carte, ci siamo divertiti tantissimo. E quindi è stata una serata molto piacevole. E adesso, se Gabriele si muovesse, guarda, non puoi avere tutto questo tempo, Gabri. Io ve lo faccio vedere, guardatelo. Cioè, è 1 minuto e 26 di vlog e tu stai ancora facendo lì. Ma se non sai giocare, che sei scarso. Dai, tocca a te. Posso io? Ora Megan già lo sa, guardate com'è brava. No, 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 no. Ah, sì, Si sta no. facendo giusto, ma Sì, che. no, passa, vabbè, Sì, vai. ma amore, vai. Così, così. Devo arrivare dal fantasmino, dal fantasmino. Guarda, per forza. Brava! Ora tocca a me, c'è un altro insetto, questo qui. Io sono qua e devo arrivare qua. Non ce la farò mai. No, niente, comunque sto vincendo. 5 tesserine, me ne mancano 3, ho Ecco vinto. qua, Sì, qui sono Gabriele, Gabrielino fa 4. cagare. Ma che hai Guarda fatto? No, qua. che hai fatto?
Tu quale sei, gialla? Penso Paolo fa prima. Canta la canzone. Ora chi tocca? Mamma, canta la canzone con me. Oh Gabrielino, sei birichino, non sai ballare un cagnolino. Vado che te Megan. Va bene, stavo vincendo, in realtà ho fatto terzo posto e la vincitrice è... Megan! Megan primo posto, Gabriele l'imbroglione secondo posto e io terzo perché sono rimasta intrappolata qui, non riesco più a uscire. E sono tornata a casa da sola. La piccola è stata bravissima, metto tutti i tesori mondiali, ora posso andare a vestire perché ho voglia di uscire e voglio andare... Mamma. Visto che fuori c'è nebbia e fa freddo al Campania, che oggi dovrebbe essere aperto. Gabriele voleva andare a Napoli, ma non è il caso, visto che fa freddo. Sì, fa freddo. Sì, fa freddo. Stanno 15 gradi fuori. Gabriele, il meteo diceva 3 gradi. Ma dove 3 gradi? Sul tuo PC. Esatto. 3 gradi fa male. Volevamo portare Megan al... come si chiama? Sì. San Gregorio Armeno. Ma penso che si farà domani. Tra altre cose, domani devo piove. Anche... Come? Domani piove. Ci abbiamo il meteorologo qui, salvi l'astrologo. Tra altre cose vorrei anche, come si dice, andare dal parrucchiere. Però stavo pensando di andarci direttamente per fine anno perché ho una festa. La fattina? Vediamo un po'. Io? Vedete che è tutto a posto perché sennò così si perdono tutti i pezzi. Ok. Ok, forse ci siamo. Allora, volevo farvi vedere il look. Questo maglioncino vai dietro. Questo maglioncino qui, tutto sbrilluccicantissimo, rosa di Primark. Poi sotto la canottina di... non la canottina, una maglia a mezze maniche in realtà. Comunque, essendo questo qui traforato, ce n'è bisogno. E questa di intimissimi. E poi questi pantaloni che non si vede nulla. Cioè, così non ve lo posso far vedere il look, che fa veramente cagare in questo stato. Beh, vediamo se mi riesce così, forse è meglio perché i colori sono più veri. Allora, questo è maglioncino, quello qui, comodo ragazzi, super coccoloso. Poi questa è la maglia che vi dicevo e questi sono i pantaloni, eccoli. Look proprio super comfy, super semplice e comodo per una giornata in cui ci sarà brutto ragazzi, brutti no, parola d'ordine. Buongiorno, buongiorno. Dell'essere campano è che prima di tutto siete attori, siete degli attori veramente, invece avete è di Oscar Agosto sangue, non sbagliavi, mo bella sangue, come si dice? Partenopeo. Sì, a parte partenopeo, mazza proprio, cioè ce l'avete la sceneggiata nel sangue proprio, veramente. No, parlavamo di una cosa e ora dici che noi siamo attori. Comunque noi stiamo andando a Naples in una bellissima giornata di sole, assolutamente no ragazzi, c'è freddo, è in acqua. Gabriele vuole andare a fare la passeggiata a Napoli, cioè parliamone, va bene così, vuole andare, andiamo, si è portato il cappello, la sciarpa, sembra devo andare sulla neve, però proviamoci, Megan è a casa al calduccio, che è la cosa fondamentale, e vediamo un attimino, volevo dire quanti minuti ci sono, ah ok ce ne sono, quanto tempo riusciamo insomma a stare fuori, c'è un traffico allucinante, si va praticamente a passo d'uomo e oggi è il 27, quindi insomma si spera sinceramente che anche ci siano di nuovo negozi aperti, cioè che ci sia un po' di vita, altrimenti dobbiamo solo andare a prendere il freddo. Lungomare si vedrà poco perché con questo vento, ti immagini che vento c'è amore lungomare? Posso dare il freddo? Ci dovrebbe andare a sentire sì, come facciamo quando andiamo a Livorno a più freddo. Puoi usare il telefono? Sono molto operativo. Chi c'è la tua followers? Che ci devo dire i miei followers? Sei una persona operativa. Sono una persona molto operativa, sì, perché anche mentre in vacanza continuo a lavorare. È una cosa proprio che non ci siamo. NCS, non ci siamo qui proprio. Comunque eccoci, ne andiamo a parcheggiare di solito ragazzi alla stazione di Napoli, nel parcheggino della stazione, insomma di solito si mette lì, si spende un fondo, però andiamo a mettere la metro, no? Per andare, dovevo andare io, però mi vorrei fare anche il corso Umberto in rettifilo, poi magari prendiamo la metropolitana e andiamo a... dov'è che andiamo noi con la metro? Corso Umberto è lontano.
Montana, dove si va per la Miss Montana? Cioè. Ma un po' gli vado subito, da... voglio fare col cipetto. Scusami, tu vuoi andare soltanto a cosa? No, ma non c'è metropolitano. Almeno è un buono, l'ho fatto la stazione F1. Yang Ming, qui è pieno di container. Questi capelli. Oh, non c'è più la casa qui. Qui c'erano i. Come si chiamano? I Rom. C'era tutto il villaggio di Roma, mi sa che è bruciato, ti ricordi? Posso vedere al telegiornale che era andato a fuoco. Lì c'è il centro direzionale che sembra Downtown LA. E ci braccio a pezzi, ci aggiungiamo dopo. Guardate che bello, in questa vetrina hanno fatto riprodotto tutto il villaggio di Babbo Natale. E poi sopra ci sono i, diciamo, i vestiti per bambini. Spettacolo. Amore, ha sbagliato via? Andiamo a spacca Napoli. Facciamo spacca Napoli. No, ho capito, voglio andare a quello di San Gregorio Armeno. Sì. Sì, dal 2 in poi, come aveva detto lei, insomma. Sì. Funziona. Guarda che bello, c'è anche azzurro, no? Il corno azzurro. Si chiede rosso. Ah, bellissimo. Sì. Perfetto. Novembre. Cos'è? La mostra di Van Gogh? Dove la fanno? 18 novembre. Come il 18 novembre? Sarà fino a giornata. Dal 18 novembre. Sì. Allora amore, allora. Spettacolo. Ora si cammina, ricorda lo scorso, no, 2 anni fa venivamo con Megan piccolina. Sì, ora è finito un po'. Sì, adesso è dopo Natale, però insomma. Dobbiamo riportarci Megan però. E gli piacciono tutti i presepi. Guarda quel forno gigante di bello. Dimmi. Che personaggio è questo? È il gobbo, vedi? Ciro, c'è pure Ciro. Sta pure un cuore in grado, è piccolo. Anche Ciro. Ah, il cantante, cosa? Il cantante, che si chiama? Cosa? Anche Jenny. Guarda che ha andiamo, dai. Ho un canavacciolo pure. Dov'è? Da lì, quello con te, dai. Lo prego io. Ah, eccolo. Ecco, così. Oh, c'è. Allora vi racconto una cosa. C'è Gabriele che ci facciamo le foto e dice, mamma, io mi sento un bip oggi. E io, bene amore, per poco, così poco. E ora uno gli fa, uno che vende i cornini, gli fa, senti, ma al tronista glielo posso regalare questo? Cioè, non ci posso credere. Ma da cosa? Questa... No, Maria, io esco. Croquet russo. Potete vedere, Gabriele, che ci sto mangiando? Eccolo, pizza portafoglio. Buonissimo. A spacca Napoli. Buono, amore? Buonissimo. Sai che mo me la piglio pure io? Ho fatto la figa solo col croquet, ma... La fai? Brucia. Te la gitti? Paolo! Questa è la fila per andare a vedere Cristo velato praticamente. Mamma mia.
vale la pena, vale la pena. Noi ci siamo stati giorni anni fa, ma non c'era tutta questa gente. Questa è Piazza San Domenico, bellissima. Quello è il tronista invece, ecco il tronista. Piazza Dante. Eccola, eccola qui ragazzi. Siamo in via Toledo. Questo è un uomo triste. Amore, dici perché sei triste? Perché? Ma fagli vedere che cosa, fagli vedere. Fagli vedere, c'è qualche sacchetto. Un'altra valigia per tornare a casa ci vuole. Dai amore. Cosa? Sei il mio tronista. Quante di queste cose sono indispensabili? Fai la tutto lista. Amore, tutto. Tutto. E niente. Adesso entriamo, da. Dottora Sigret, mi compri un bel completino, anche una borsa può andare bene, anche dei profumi e ti passa tutto, ok? Eh? Andiamo, dai. Come amore? Mo. Il caffè l'hai già chiesto? No. Un pezzetto? No, no. C'è un odore di rum. Buonissimo. Eccoci. La magnificenza. Stanno montando il palco per l'ultimo dell'anno. Spettacolo è. Mi piace questo direttore che si faccia. Tempo da pazzi ragazzi, non so se si nota, c'è un vento allucinante, una pioggia, cioè la pioggia ora non c'è, però è tipo super freddissimo, freddissimo davvero. E buongiorno, buongiorno ragazze, è stata una mattinata piuttosto turbolenta, mi sono fatta male perché Gabriele stava per cascare dalle scale e mi ha preso in pieno con il gomito, mi stava spaccando l'anca praticamente, una cosa stranissima. E scusate, continuo a guardarmi, vedete che faccia ho, oddio, poi io solo la guardo. E quindi mi sono fatta veramente male, infatti ho tenuto il ghiaccio fino a poco tempo fa, e poi questa è Megan che canta, ci sta zitta un secondo, una cosa allucinante. E poi abbiamo giocato un po' con i giochi di società che gli ha portato Babbo Natale. Adesso dovrei andare, anche se ho difficoltà un pochino a camminare, allo Shan a prendere uno dei regali per il compleanno della mia nipotina che compie un anno a fine anno. E abbiamo visto una cosa troppo carina, poi ve lo faccio vedere quando lo prendo. E poi in più le farò un altro regalo, una gift card in un negozio, lei veste firmato, quindi in un negozio della zona dove appunto può andare poi a comprare la mamma quello che preferisce. Però ci tenevo tanto a farle anche un giochino, e questo giochino l'abbiamo visto allo Shan prima di Natale, ho detto vabbè magari lo prendo dopo, speranza pure che abbassasse di prezzo, ma non penso succederà perché comunque pure se è finito Natale adesso c'è poi la Befana. Domani andrò dal parrucchiere finalmente e farò un po' di sistemazione del colore, perché io ho un po' di capelli bianchi qui che mi sono venuti dopo l'allattamento e la gravidanza, e li taglierò anche un po'. Come sapete la mia capata principale sarebbe quella di farmi il bob lungo, però non penso che questo sia il momento giusto per farlo perché non sono molto nel mood di tagli super, super corti, quindi meglio di no, meglio finire l'anno così poi c'è sempre tempo per tagliare, no? E che vi volevo dire, io non so quando ho ripreso l'ultima volta in realtà, ieri siamo stati a Napoli tutto il giorno ed è stato bellissimo, vi ho pubblicato un po' di storie su Instagram, anche una foto molto molto carina, e andatele a guardare magari se non l'avete ancora visto. E è stata veramente una bella giornata, non mi ricordo che vi ho raccontato, comunque abbiamo fatto un bel giro, abbiamo fatto shopping, ho preso delle cose troppo carine ragazze. Vorrei girarvi un video sui miei capi spalla, quelli nuovi, o comunque sullo shopping napoletano, perché è stata una cosa veramente bella. In realtà non è che ho speso pochissimo, perché ho preso anche un po' di saldi, nonostante non ci siano ancora.
Però comunque erano dei pezzi che avevano già di base un prezzo importante, ma comunque che ci volevano, perché ho preso un cappottone, un altro cappottino morbidoso che sembra una nuvola, quindi diverse cosine. Poi cos'altro ho preso ieri? Ah, mi sono fermata anche da Casanova, ho preso una Yankee per l'auto, voglio provarla, è una delle mie fragranze preferite. E ho preso altre cose. Cos'altro ho preso ieri? Ah, dei cardigan troppo carini, che praticamente costavano una sciocchezza, senza saldo naturalmente, perché costavano tipo 10 euro, una cosa così. Carini, con delle applicazioni molto molto belle. Ho preso in due colori. Mi sono pentita di non aver preso anche il terzo colore, che era tipo un azzurro, carta da zucchero. Però non mi piaceva come mi stava in viso, quindi l'ho lasciato lì. Sentite che bordello che c'è giù. Domani devo capire di che colore fare i capelli. Cioè, in realtà, in cima vabbè, il mio colore e basta. Vediamo cosa mi consiglia il parrucchiere, che è quello dove sono andata l'ultima volta. C'è un video sicuramente dove vi faccio vedere i capelli. E vediamo che cosa, se rifarli come l'ultima volta, perché la tinta che fa lui praticamente è una tinta che con tanti tanti shampoo va via il colore, poi che è diventata Casper, quindi non è una tinta che rimane lì. E poi ragazze, per il compleanno della bimba ho acquistato un vestito fantastico, ve lo faccio sbirciare un pochino. Apriamo l'armadio. Allora, qui ci sono un po' delle cose che ho comprato, vedete quei cartellini, ieri. Ah, questo è un altro pezzo, perché non si vede? Ok, ci sono qui delle cose, ma poi ve le farò vedere. E questa, ragazzi, è un pezzo, vi faccio vedere solo un pezzettino, perché poi magari vi faccio un outfit completo dell'abito meraviglioso che io indosserò alla festa della mia nipotina. Guardate che spettacolo, eh? Cioè è bellissimo, però non voglio farvi vedere oltre. Eccolo qui, questo qua. E sopra ci metterò questo cappottone qui. L'unica cosa che mi manca praticamente è, visto che comunque è dicembre, mi serve qualcosa per coprirmi le spalle, perché l'abitino è tipo alla manichina a tre quarti e avete visto che comunque è una manichina velata, no? Con tutte le applicazioni, quindi mi servirebbe un mega sciarpone nero, qualcosa che a Firenze ho e che qui però non ho portato, quindi non ne approfitto, me lo vado a comprare. Però cioè, vorrei mettere qualcosa che poi comunque posso sfruttare anche dopo, quindi voglio comprare una cosa di proposito per l'abito, sinceramente. Ho preso una giacchina di ecopelle con i bottoni, bellissima qui, però non so quanto ci possa stare bene, magari proverò a provarla, solo che anche quella ha la manica a tre quarti, quindi alla fine concludi poco se è freddo. Dovremmo stare al chiuso, quindi insomma vediamo questa preparazione come andrà. Niente, abbiamo fatto un po' di chiacchierine questa mattina e sono un po' incazzata perché dovevo uscire subito stamattina, avevo delle cose da fare, delle cose da cambiare, e invece sono bloccata qui con questo dolore, ma penso che vado ugualmente perché non ci ferma nessuno, più che altro più il tempo che altro. Cos'altro abbiamo fatto in questi giorni? Non mi ricordo sempre appunto se ve l'ho detto, perché appunto sapete, no, durante le feste si perde la cognizione del tempo. Siamo andati a vedere Ferdinand, che è un film che consiglio tantissimo alle mamme con i bambini, ma è bellino anche per adulti secondo me, e ha anche un significato molto importante insomma sulle corride spagnole. E oggi invece esce Coco, che è della Disney di Pixar. Megan vorrebbe andare a vedere pure quello, diciamo insomma che se il tempo rimane così mi sa che ce la porto, almeno fa qualcosa, perché a parte che lei si diverte con i nonni in casa, non è che è molto pantofolaia, tanto non vuole mai uscire quando è qui, e la capisco comunque. Però di nuovo al cinema anche oggi, non lo so, magari faccio andare solo loro, io mi faccio un giro al centro commerciale, però in realtà anche l'altra volta volevo fare così, ma poi volevo guardarlo il film, avevo proprio voglia di guardarlo, e quindi sono andata con loro. Litiga col nonno. Vabbè, mi vestirò pesantissima, metterò la mia super maglia pelucciosa, eccola lì, leggings neri, cardigan lungo grigio, un outfit un po' tristino ma per stare calda. Il parka rosa che ho acquistato ultimamente, forse non l'avete ancora visto, è una cosa caldissima ragazze, è una nuvola veramente. E ieri il cappellino di Primark, che tipo
la netta ciniglia mi ha salvato, perché stavo benissimo, c'era un vento piuttosto freddo, insomma, non sempre, ma comunque faceva freddo. Proprio top, top, top. Ok, vi lascio perché blatero da sola 10 minuti quasi e mi vado a vestire e ci sentiamo più tardi. Babbo, così lo senti? Sì, perché? No, va bene. Wow. Oh, mi piace un po'. Ti piace, amore? Sai che ha preso alla fine, mo? Il cheeseburger. E basta? Cavolo, hai detto nulla. Allora, aiuto, quanto peso? È semplice, pomodoro, mozzarella, 200 grammi di carne, e patate. Buon appetito. Guarda. Relax and smile, you are at home. Grazie.